Buongiorno ragazze, c'ho ancora la voce da letto. Benvenuti in questo nuovo video Cosa Mangio e oggi vi faccio vedere cosa mangio quando c'ho zero sbatti, cioè quando non c'ho voglia di mettermi a fare le cose. Prendo la prima cosa dal frigo e la mangio, ossia prendo questo qua che è uno dei miei preferiti, il latte di cocco. Lo verso in una bella tazzona shabby chic. Ecco qua, poi ci verso tutti i cereali perché io adoro fare colazione con latte e cereali, però il latte normale non lo posso bere perché mi fa proprio male, poi fa proprio, cioè non piace neanche il sapore più, non lo bevo da anni, quindi bevo latte di cocco o latte di soia, latte di avena, insomma qualsiasi bevanda mandorla, cerco di alternarli. E i cereali, questi qua, sono dei cereali proprio buoni. Non avevo mai trovato dei cereali senza zuccheri. Sono sempre tutti con zuccheri aggiunti. Questi sono prodotto dietetico senza glutine biologico. Li ho comprati al supermercato e sono anche vegan. Comunque la cosa bella è che negli ingredienti, tutto questo ambaradan, la cosa che mi interessa realmente è che negli ingredienti c'è solo mais, sale, emulsionante, oddio se non ci mettevano neanche il sale era meglio, comunque non ci sono zuccheri aggiunti, quindi praticamente sembrano delle patatine, sono super croccantosi e io l'ho messi qua dentro, c'è la porzione che dovrei mangiare, poi però puntualmente finisce che mi attacco alla busta perché non so voi ma sono dipendente dai cereali e poi dopo per avere un po' anche di quota proteica mi mangio uno yogurt greco a parte così, però adoro, adesso li lancio qua dentro, sono troppo buoni. Cosa c'è di più buono di latte e cereali? Questo è in versione il tè, latte e cereali in versione il tè Carlita style. Buona colazione. Ragazzi, sto facendo le purpette. Polpette per mio amore che ha chiesto le polpette. Polpette di smangiare il giovedì. Amore, hai visto che genialata questi cosi che non fanno sporcare la cucina? Sì. Sono troppo geniali. Ho fatto questa che è una frittata di albumi. Light, amore. Sana, light per te che sei un... Ma ti piace mangiare sana. Sano, no? Allora ragazzi, praticamente... mangiamoci una bella ricetta e pummolo. Ragazzi, ho fatto questa nella padella antiaderente con l'albume e le zucchine a pezzettini, potete metterci anche altro tipo di verdura. Poi ci ho messo la curcuma, un po' di paprika e un po' di spezie, insomma, e poi dopo l'ho tagliata tutta a quadrotti. Adesso sai che devi fare, amore, una spolverata di parmigiano sopra. Sei d'accordo? Sì. Yes. Le polpette by Carlita. Siamo polpette funghi Carlita. Al pomodorino e insalata con olio extravergine d'oliva e limone. Ragazzi, sai come si chiama questo? Polpette di Carlita. Amore, ma perché mi devi sputtere? Buon appetito, amore. Buon appetito. Qua ci volevano due friarielli vicino alle polpette. Erano pochi pan. Vabbè. Ci manteniamo, amo. Manteniamoci. Yes. Grazie, buon appetito. Buon appetito. Assaggiamo. Vedi com'è. Dici la verità com'è. Pomoda for scema. Dai, amore, ma chi credi? Butto la sputa a terra se la mangia Pupi. Pupi, la vuoi la polpetta? Come? Guarda come vuoi, no? Qua c'è anche Pupi. Amore. Amore, vuoi la polpetta? Mamma te la fa assaggiare. Ragazzi, immancabili acqua e limone con cannuccia. Per merenda mi mangerò questo semifreddo al cioccolato. Voi direte come l'hai preparato? Vi ho fatto il video proprio su questo canale, la ricetta buonissima per una colazione merenda sana però fresco che vi sazia e non vi fa ingrassare, quindi semifreddo al cioccolato su questo canale YouTube. No ragazzi, vabbè, ma è buonissimo. Yummy. Yeah.
Ragazzi, questo è il mio meraviglioso piatto che è composto da riso con tartare di avocado, l'avocado di pezzo, sale e pepe e limone. Poi ho messo anche un po' di wasabi, a me, mio amore, no, perché è piccante. Poi questa salsina fatta tipo sempre yogurt greco, un po' di erbette, eccetera. Zucchine che ho cotto assieme al salmone, pochissimi minuti, senza olio, vanno cotti perché il salmone rilascia molto olio. Con cipolla e finocchietto, buonissime, le lascio così belle croccanti, sono buone. C'è un piatto che, se avete preparato il riso prima come ho fatto io, impiegate proprio 5 minuti per farlo ed è buonissimo, sano e nutriente. Bravo amore, cioè ho pensato alla parola nutriente e tu l'hai detta, cioè incredibile. Amore, cosa stai facendo? Sto tenendo le spine, vabbè. Comunque questo salmone era freschissimo, anche se un po' scoppiato. Però vabbè, tanto il corpo va sempre tutto brutto. Amore, ti piacciono le mie cenette? Sì, sono buonissime. E poi qua mio amore ha preparato acqua, limone e ghiaccio, sempre con cannuccia, perché sennò si rovina lo smalto dei denti. Siamo troppo bravi. Adesso sopra per condire limone, ma anche salsa di soia. Pupi, che c'è? Vuoi assaggiare a mamma? Vuoi assaggiare il salmone? Mamma, ti fa assaggiare un po' di salmone, tieni. Tieni mamma tua, tieni. Anche a te fa bene il salmone. Mmm, che buono. Buon appetito.